Nel comune di Mondolfo proseguono i lavori di riqualificazione e di messa in sicurezza di diversi plessi scolastici. Tra questi c'è la scuola primaria e dell'infanzia del campus Amarotta, dove sono in corso importanti interventi di sostituzione dei pavimenti e di nuove ritinteggiature delle aule, per un costo complessivo di 200.000 euro con fondi provenienti dal bilancio comunale. Nel centro di Mondolfo, invece, i lavori alla scuola Fermi sono quasi giunti al termine. I ragazzi di Mondolfo, delle medie di Mondolfo, ritorneranno qui nella scuola media Fermi. Dopo anni di chiusura per i lavori di adeguamento sismico, finalmente stiamo concludendo questo importante intervento e quindi a settembre i ragazzi ritorneranno proprio qui a fare attività scolastiche in un edificio scolastico completamente rinnovato, adeguato dal punto di vista sismico e quindi della sicurezza, con un intervento anche riguardante l'efficientamento energetico, l'abbattimento delle barriere architettoniche, la ventilazione all'interno delle aule, quindi un intervento davvero importante. È stato un percorso lungo e difficile che ha visto l'amministrazione comunale impegnata prima con le verifiche sismiche sull'edificio scolastico, poi con la progettazione, poi la partecipazione quindi ai bandi ministeriali e l'ottenimento di un importante finanziamento di oltre 3 milioni di euro e quindi poi l'avvio dei lavori. Sono stati anni di lavori per arrivare fino a questo punto. Ora ci siamo, stiamo concludendo tutte le operazioni più importanti per far trovare pronta la scuola per i ragazzi delle scuole medie di Mondolfo. Come amministrazione comunale stiamo impegnando diverse risorse proprio sugli edifici scolastici, proprio per la loro riqualificazione. In questi anni abbiamo fatto diversi interventi, oltre proprio questo alla scuola media Fermi, ma anche un intervento importante alla scuola elementare Moretti, di recupero di spazi in disuso da anni, interventi anche alla scuola primaria Raffaello, alla scuola dell'infanzia Campus, alla scuola media Fadi Bruno. Quindi ogni anno ci impegniamo a mettere delle risorse proprio per riqualificare gli edifici scolastici. Anche quest'anno abbiamo messo altri 200.000 euro con un lavoro che è in corso e si concluderà proprio per l'inizio dell'anno scolastico, in questo caso all'interno della scuola elementare Campus. Stiamo riqualificando tutti gli spazi interni, che darà una nuova immagine e spazi rinnovati e accoglienti per i bambini della scuola primaria Campus di Marotta. In questi 200.000 euro sono compresi anche dei piccoli interventi di riqualificazione sempre all'asilo Campus.